Buonasera, sono Maurizio Crozza. Buonasera, sono Carla Signori. Buonasera. Continuano le proposte della nuova maggioranza sul futuro assetto della RAI. Chi vuole una maxi rete con 10.000 dipendenti? Chi manterrebbe due reti al prezzo di una? Chi vuole vendere la prima rete? E chi vuole vendere la seconda rete? E chi invece vuole vendere la terza rete? Chi invece preferisce la radio? Insomma, in questo periodo ognuno apre bocca, gli dà fiato! La mia collega voleva dire che in questa delicata fase post-elettorale che ha visto la vittoria delle destre, i TG riuniti manterranno la loro indipendenza e non si faranno condizionare dalla nuova maggioranza. Ma vediamo il primo servizio. Oggi, 14° giorno della Seconda Repubblica, nell'Urbe Eterna, si è svolto il primo campionato italiano di schiaffo del soldato, che ha visto scontrarsi coraggiosamente e nello sprezzo del pericolo gli arditi giunti da ogni parte d'Italia, divisi sì dalla competizione, ma tenacemente uniti dall'unanime ideale dell'amor patrio. Grazie Bernasconi, un servizio così francamente non si vedeva da anni. Avvertiamo i gentili giornalisti che il servizio era troppo nazionalista. Si consiglia vivamente un taglio più federalista. Grazie. Federalismo? Realtà locali. Siura lascia vin la sua con la mia. In due, a San Lazzaro, a Cattel Brod, Clapeis, al Tardego Traia dei Trutaia del. E là, Gelfi, con la merda, quanta soda c'è fatta. E te, Cuglion, che è mia. A Stinduin, cusgoint il cestel, te ne regali in Gropol. Luca, orca te in diol. Dun dun ciacotinga, la bascicatunga, la rue psicatunga cinga. Per questo rame, la bascicatunga, la rue psicatunga cinga. Mi sono al terma e mi sono al piasaisa. Sì, e mi sembra che l'approfondimento della nostra collega non faccia una grinza. Sera, allora rimanesco. A cencio, ma vieni a fanculo. No, vero. No, no, è bene, no, l'hai detto. No, 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 finisce fatto. Però via, qui, no, devo dire, qui quelli di Blob hanno sbagliato, eh. Perché? Quelli di Blob hanno sbagliato, Berlusconi ti chiama Silvio, si chiama Cencio, no? Vabbè, allora questo abbiamo... No, scusa. No, volevo dire... Detesto questa sigla, comunque benvenuti all'edicola dei TG riuniti. Buonasera, lei è Carla Signoris. Buonasera, lui è Ugo Di Ghero. Buonasera, lui è Maurizio Crozza. Buonasera, e veniamo immediatamente alla rassegna stampa delle notizie che Maurizio? Vedranno... E io chi sono? Non lo so, come si chiama? Dai, come... Non ci viene. Bene, dicevo, vediamo immediatamente la rassegna stampa che vedrà in edicola domani appunto i giornali. Vi dà il resto del Carlino? Non è ancora arrivata! Ma sta arrivando! Ecco lei, il resto del Carlino. Una bellissima coppia fresca. Grazie, vai Ugo. Cominciamo dal Corriere della Sera. Di Pietro rapito dai Tuareg, la Cina è sparita, a Zeffirelli il Ministero delle Pari Opportunità, le solite cose. Niente di nuovo, invece a fondo pagina, la notizia più clamorosa, in poche righe, è del Minnesota il muro. Siamo alla nostra rassegna stampa con le notizie che troveremo domani sul quotidiano La Repubblica. La Repubblica titola, col cavolo che te lo dico, comprati il giornale domani, se sente. Crisi della sinistra. L'Unità titola... Dove è Wally? È forse lui l'uomo della maxi tangente. La rivista tutta esagerante pubblica in fondo pagina il titolo: Poste chiuse, trattative ferme, disagio tra gli utenti, perché vedete? Si parla dello sciopero dei benzinai. Sì, pronto? Joseph Warren. Oh, professore, questa volta non volevamo collegarci con lei. I know, but we'll call again satellite. And I can find it a compliment. Non fa professore, ma che domanda? Non ne abbiamo domande. No, no, ma le schiene fanno. Grande risalto anche alla politica interna, dove titola FZZ Irkutsky. Oltre i 30 si arrivare un'onda anomala. Se doveste avere un colpo di sonno, se vi dovesse lasciare la fidanzata, Tokai, nessuno ha più airbag di noi. Un grazie ai colleghi giapponesi. Ci è arrivata pochi istanti fa qui in studio una notizia che ha fatto smontare tutte le prime pagine dei quotidiani. Si tratta del Giornale di Feltri, che titola così:
anche il destino si sposta a destra. Giornalista comunista della RAI, finalmente travolta da un autobus. Un grazie di cuore, arrivederci alla prossima volta. Maurizio, chi sarà questa giornalista comunista? Se rimani qui un attimo, lo scoprirai da te stessa. Grazie ancora, arrivederci. Ma... Maurizio, mi è sembrato di sentire un clacson. In Italia non sanno assolutamente niente della resistenza, ma non si troveranno un pochino in difficoltà adesso che probabilmente gli toccherà di rifarla? Del 22 i squadristi marciarono su Roma, fu la fine delle libertà democratiche. Mamma, la vedi nonna? Poverina, non è colpa sua, a furia di tramandarli, ricordi, possono confondersi. Per fortuna ogni settimana Nuova Storia d'Italia te ne fornisce 100 nuovi di zecca e li mette in ordine alfabetico. Marcia su Roma, dicevamo? Eccola, popolare gara podistica vinta alla grande dai fascisti che hanno distaccato gli avversari delle schiappe di circa 20 anni. Perché? Perché? Nuova Storia d'Italia. In regalo, col secondo fascicolo, 10 facili ricette a base di olio di ricino, per far tornare la memoria anche ai più ostinati. Allora, chi è che ha vinto la seconda guerra mondiale, eh? Un po' tutti. Come? Eh? Un po' tutti. Brava nonna! Bravissima! Risposta esatta! Nuova Storia d'Italia. La nostra storia è ancora tutta da inventare. Vai, vai! Mussolini? Un malfattore, ecco chi era. Mamma, perché parli se non sei informata? Guarda, c'è scritto anche qui sopra. Mussolini è stato il più grande nonno del secolo! No, non è vero! Perché ostinarsi a ricordare? Oggi lo fa per te la Nuova Storia d'Italia. Contro la noia, un passato sempre nuovo in pratici fascicoli settimanali. Scusi, scusate, sapete mica dov'è l'uscita? Abbia pazienza, e ti fermi un attimo. L'uscita è molto bella il tuo contributo. Buonasera, sono Ugo Di Ghero. Buonasera, sono Marcello Cesena. Buonasera, sono Maurizio Crozza. Buonasera, sono Carla Signoris. Buonasera. Buonasera e benvenuti alla pagina culturale dei TG riuniti. Nuovi fermenti nel mondo della cultura. Tutte le arti, cinema, teatro, musica conoscono la nuova primavera. Nuove tendenze tendono, nuovi fermenti fermentano. Quali saranno gli artisti della Seconda Repubblica? La cultura della destra. Stiamo forse assistendo all'alba di una nuova Arcadia? Al risveglio di una cultura con la C maiuscola? Ma chi le ha scritte queste stronzate? Qui stanno tentando di rimatizzarci. E io dico, alla Marcello! Musica. La nuova etichetta discografica Reich & Roll lancia in questi giorni sul mercato l'ultimo successo discografico di Cane Mordace, il primo rapper cantautore dichiaratamente di destra. Vediamo un brano del suo videoclip. Uomo che pulisci dei pezzi di vetro, ancora tu non dovevamo vederci più. È un problema generale, non un fatto personale, società multiraziale, se ci penso io sto male, te lo dico cordialmente, sintonizza la tua mente. Voglio scindere la gente, quella chiara dalla no. È giusto o no? È vero o no? È giusto o no? È fico o no? Non mi pare spazientire, ti conviene ripartire. Certamente non volare, ma sgloggiare! Problema di metrica forse, ma è una cultura nuova e bisogna farci l'abitudine. Ah sì? E chi volete fregare? E dove sarebbe questa cultura con la C maiuscola? Fatemela vedere questa C, che io proprio non la vedo questa C.
come cinema. Questa sera il nostro collega Ugo Dighero intervisterà per noi due grandi artisti. Di mercato, la protagonista, dopo varie difficoltà, riesce a licenziare la cameriera senza problemi sindacali. E quanto è costato? 4 miliardi! Ah, 4 miliardi! Grazie, Ugo! E basta. E passiamo ai libri. Dopo la demagogica esperienza dei libri a 1.000 lire, causa sicura dell'imbarbarimento della cultura, ecco finalmente i libri a 1.000.000 di lire. E appena uscita in libreria la raccolta Carmi, Sonetti e altri cazzibuboli, edizioni Eritrea. Abbiamo in collegamento dall'Uruguay l'autore, il signor Vittorio Contumace, che forse molti di voi non conosceranno. È colpa della sinistra. Ma veramente? Certamente, la sinistra che ha monopolizzato per decenni la cultura italiana. Se n'è accorta anche lei. E allora mi permetta di dedicarle questo sonetto. Ben volentieri. Io ti maneggerò, bella slandrona, rotolando in ufficio tra le pratiche, tra il palpito cipriota delle natiche, laggiù, tra la capraiona. Io ti scapagno come n'ho bisogno e lancio in ciel l'urlo dei vichinghi. Io son di destra e non me ne vergogno. È finita? No, c'è ancora un verso di sapore futurista. Zong puff puff zadronk. Cos'è zadronk? È il rumore di un secchio che precipita. Ma un secchio che precipita non fa zadronk. È vero, fa zadronk.